Adesso abbiamo, siccome è sempre importante parlare di tecnologia e mantenersi insomma nel presente, tutte queste stronzate qua, se la rete, queste cose così, anche noi parliamo di tecnologia, ancora una volta era già stato nostro ospite, ma continua, siccome continua la battaglia tecnologica tra Apple, Google e tutti quanti questi bei personaggi, anche noi abbiamo il nostro esperto il nostro direttore responsabile di Apple Italia, Stefano Lavori, che oggi vuole lanciare un nuovo prodotto ancora una volta, quindi noi abbiamo dato questo spazio, lui ci ha pagato profumatamente in natura e quindi con Musella, e per cui adesso io lascerei a lui la parola e buona presentazione. Quanto mi eccita sta canzone. Cosa vi viene in mente se parliamo di telefonia? La maggior parte di voi dirà il cellulare, il mio iPhone. Noi dell'Apple abbiamo pensato a un nuovo concetto di iPhone. Pensate a tutti quei giorni in cui fuori piove, voi dovete uscire e vi chiamano, oppure quando avete la borsa piena e il cellulare non vi sta nelle tasche. E pensando a problemi come questo, che abbiamo inventato il phone senza i, ha tutte le funzionalità dell'iPhone, ma invece di portarvelo dietro potete tenerlo a casa vostra attaccato al muro. Pensate a un telefono fatto su misura di abitazione. Non solo un telefono, grazie alle apps può farvi anche da termoregolatore, da timer per il forno e da piccola televisione con cui intrattenere i vostri bambini. Quando noi pensiamo a un nuovo prodotto, pensiamo anche e soprattutto ai nuovi materiali che lo comporranno, ed è per questo che per il vostro phone senza i abbiamo pensato a una gamma di materiali diversi. Dalla ceramica bianca alle piastrelle rosa fino al parquet, perché sia parte integrante della vostra cucina o del vostro salotto. Certo, voi potrete dire, ma una cosa simile c'è già? Oppure, ma io ho già il mio iPhone, ma come ne faccio un altro telefono? Beh, ricordatevi che anche questo phone senza i ha il simbolo della mela.